Salvatore Valeri, eccoci qui! Siamo su Elder Scrolls domani, siamo su Imperium, le grandi battaglie di Roma. Io sono l'Arax di Cormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati un attimo con l'inizio della conquista della Britannia e ho visto molte persone che un attimo nei commenti si sono scandalizzate, impazzite, ironicamente parlando, ben si intende. Tra cui ho anche Roberto, ora sto prendendo un attimo il pannello dei commenti, comunque appunto perché mi ha giustamente detto che ho rotto la mappa. In realtà no, la mappa è rotta di suo, non ho fatto nulla che non avrei fatto in altre partite in generale. Comunque nel mentre iniziamo a reclutare un po' di guerrieri, perché sento nelle ossa che la guerra è vicina, che la guerra, che la partita sta finendo, e mentre sto sviluppando anche in questo caso le lance per i giavellottisti, perché in un altro episodio Zio Cruz mi ha detto che era curioso di vedere i giavellottisti uniti, quindi che hanno colpo mortale, uniti ai nostri gladiatori che hanno invece istruzione e colpo esperto. Il problema è che non credo, onestamente mi spiace, riusciremo a fare in tempo letteralmente, perché qui in caso dovrei riniziare la partita fondamentalmente, perché il tempo che qui ora recuteremo finirà le lance, inizieremo a reclutare quindi i giavellottisti e le invieremo di supporto, credo che passerà un'eternità, anche perché devono fare il giro largo, sempre se non sfruttiamo le gallerie forse potremmo farcele in tempo, ma giusto per il rotto della cuffia, sono sincero. Quindi, anche perché l'unica caserma a nostra disposizione, sempre che quella che ora prenderemo di Lindum, non abbia già il potenziamento. E sempre rispondendo a Roberto, comunque, sì, fondamentalmente in questa mappa serve, cioè bisogna solo ed unicamente aspettare. Non c'è nessun mezzo. Ah, guarda, i giavellottisti ce li abbiamo qua, interessante. Dicevo, effettivamente sì, in questa mappa serve solo e unicamente aspettare, cioè logicamente una volta che noi ci eravamo presi giusto questo pezzo per sicurezza, avremmo potuto rimanere qui e attendere all'infinito, anche perché come guardate i soldi decisamente non ci mancano, anzi ne abbiamo anche fin troppi e possiamo reclutare un esercito di pretoriani di tutto degno rispetto, c'è da dire. Questo, non so, vuole conquistarmi la zona, rimanere lì fermo a incantare? Non è ben chiaro cosa voglia fare. Qui mi stai facendo uscire i giavellottisti. Qui direi che mi tiri fuori qualche ragazzone. E dicevo, riprendendo il discorso, sì, potete mettervi a conquistare tutto, tralasciando che non credo dovreste avere proprio una strategia estremamente aggressiva per prendervi tutti forti o farvi comunque un bel piano a tavolino. Però non credo servirebbe a nulla, perché anche se conquisti tutto la mappa non finisce, dovresti comunque aspettare questo famoso ultimo assedio che prevede noi che dobbiamo conquistare, cioè che prevede noi che dobbiamo distruggere questa armata. Poi la partita è totalmente finita, vi ho spoilerato come andrà a finire, ma è giustamente una roba che finirà a breve. Per il resto, rispondendo anche in generale a Zio Cruz, a Game Name 00, non ti dico che non mi piace come mappa, ti dico solo che è estremamente fin troppo semplice nelle meccaniche e nel gameplay, cioè il nemico non è veramente difficile da sconfiggere, è banale. Di cosa hai bisogno, come anche come anche del resto, dicevo, questo per quanto riguarda i gameplay, per quanto riguarda anche la strategia di fondo, cioè letteralmente la si riesce a conquistare in poco che ok. Ora che mi vuoi dare l'impressione di far capire la potenza di Roma contro le popolazioni barbariche disorganizzate e mal preparate a un'invasione simile, però mi sembra un po' esagerato come situazione oggettivamente. Nel resto, cominciamo a prendere più rinforzi. Di cosa hai bisogno? 2, 3, di cosa hai bisogno? 4, prendiamo 5 per sicurezze. Così come vedete spawna qui un bel esercitino pronto a imbarcarsi. E mentre noi ci muoviamo anche a passo bello svelto a prendere quest'ultimo accampamento, qui dobbiamo decidere se dare supporto a quelli ai conquistatori di Lindum, perché loro attaccheranno ma non sfonderanno, o passare direttamente a Mancunium. Come cazzo si chiama questa roba? Mancunium, perdonatemi. Mentre rispondendo anche a Lorenzo, sì, di fatto qui puoi conquistare tutto. Il problema non sono nemmeno sicuro che ci riesca in abbastanza tempo, cioè
ripeto, dovresti metterti proprio fin dall'inizio a reclutare 2000 eroi o a sfruttare subito gli eroi che hai a disposizione per continuare a conquistare, ma poi per il resto se ne fa ben poco oggettivamente. Qui nel mentre, quanti me ne stai reclutando? Continuiamo a reclutarmene un bel po' magari, eh. Magari anche velocizziamo questo piccolo esercito. Qui mi tiri fuori un bel po' di Highlander, che non è male come idea. Qui continui a tirarmi fuori Highlander, tanto non credo riuscire a fare in tempo. 8, 9, 10 e sostituiamo i nostri amici. Ma qui c'è ancora un carro fermo arancione. Ok, salute. Tanto questi qui ce li mangiamo a colazione. Dicevo, nel mentre le barche si sono imbarcate, scusate il gioco di parole, non tutti i nostri amichetti sono arrivati in tempo, ma credo che ci sarà una seconda tranche, diciamo così. Sempre se andremo a fare avanti e dietro. 17 non basteranno manco per il cazzo, ma facciamo finta che bastino. Un colpo bendato e saranno storia. Ok, prendetevi la caverna, così noi sostituiremo in generale subito immediatamente i legionari, e ci conviene anche il prima possibile legionari inviarli a prendere fondamentalmente la zona, cioè a rompere le porte di Mancinium, così Presalindum corriamo immediatamente a prendere la cosa. E per qui stai raccogliendo anche un bel po' di risorse, non sarebbe male trasportare le risorse qui con il porto, così ora vediamo tutte le barchette che iniziano a uscire e fondamentalmente faranno ogni volta il giro. Ad avere qui un porto vicino sarebbe stato veramente utile, avrei iniziato tipo a posizionare colonie in ogni dove. Ok, nel mentre voi vi dissociate, tanto non credo uscirete troppo dalle righe. Alla fine sono pure i legionari di livello 6, nulla di che di fondo. I nostri amici, ok, camminano molto lentamente, si stanno facendo una bella e tranquilla passeggiata. No dai, sinceramente in realtà teoricamente sono molto più veloci, con la differenza che io tengo la velocità al minimo, perché vi assicuro in questo momento, in questa mappa in particolare, è fondamentale, ma realmente fondamentale, tenere un buon stato di velocità. Cioè guardate qui, il centro villaggio ha molte più popolazioni del foro, è imbarazzante oggettivamente. Ok, nel mentre tu ti posizioni qui, così pronto ad accogliere le truppe che arrivano. Mentre voi piccoli 10 sprovveduti, visto che qui non vi attaccano, combattere, non posizionate in prima qui, linea è un onore. Un bel, voi siete livello 12, nulla di che oggettivamente. Qui il primo esercito è venuto, il secondo che fine fa? Oh, andiamo. Realtà, onore e gloria. Che palle, oggettivamente, che palle quando trovi il guerriero, l'eroe stupido, fermo a cagare il cazzo. Andiamo! Voi 12, vi unite. Lo so che magari questo non è proprio quello che immaginavi, zio Cruz, però è il massimo che abbiamo a nostra disposizione, oggettivamente. Per Roma. Allontanatevi un attimo tutti qui, grazie. Dicevo, è il massimo che possiamo avere a disposizione, anche perché qui per farmi arrivare altri gladiatori dovrei stare a pagare questo stronzo sperando che alla fine mi fa uscire dei gladiatori e non 12 stronzetti. Apprezzo che qua hanno fatto il secondo refill, non li hanno abbandonati là, per il momento ho avuto paura, nel mentre qui c'è un intero esercito. L'unica cosa che mi dispiace è che useranno quei cazzo di merda di cose, come si chiamano? Lealtà, di, onore. Non mi viene il termine. Il mio coraggio è leggendario. Di arcieri per sfondare le mura, che è il metodo più lento e noioso, devastante. Mentre voi che tipo di catapulta avete? Ah no, ma dove fate proprio il carro, cioè l'ariete, che è paradossalmente una roba utilissima, perché se gli arcieri, è utile se voi lo fondete con gli arcieri, perché se le sentinelle si concentrano contro l'ariete non colpiscono gli altri soldati, e quindi potete mischiare queste due cose, lasciando che l'arciere già in, cioè potete mettere anche più carri d'assedio che sono veloci e utili, perché quando smontate il carro d'assedio e magari ci fate caso, abbiamo rotto le mura, la porta, mandiamo dentro l'esercito, quest'ultimo automaticamente avviciniamo l'eroe per entrare, e nel mentre diamo l'ordine ai due cosi di rompere.
Voi che cazzo state facendo, ragazzi? Cosa porco Giuda state facendo? Dobbiamo prendere i pretoriani perché sono già 10. Fortuna e gloria. Montiamo la roba. Per Roma. Volete ammazzarmi questo stronzo gentilmente? Ah no, no, vabbè, che due coglioni. Siete veramente stronzi. Mi avete annullato il piano iniziale. Che era una genialata. Ok. Vedete, qui ora inizia la pioggia di fuoco, fondamentalmente. Ok, potete iniziare a smontare la catapulta, perché tanto credo a breve morirà. Decisamente, le porte sono già sfondate, perfetto. Usiamo i nostri arcieri come carro. Ok, provate a ammazzare questi due eroi del cazzo, anche se scapperanno via. Saranno più un fastidio che altro. Ok. Noi rimaniamo fermi qui, non ha senso intervenire ora. Lasciamo che si disperdono per bene. Tanto alla fine, certo, rimanere sotto le porte non è un'idea geniale, ma è anche l'unica veramente applicabile. Forse ora proviamo a entrare, ma andare direttamente vicino al foro. Anche per tutti questi tribuni che rimangono fermi, veramente sono inutili. Ok, la breccia di fondo è stata più che largamente fatta. Noi ora, come sempre, ci spostiamo qui. Ok. Con quanti fino alla morte. Ok, ora vi potete disperdere. Hanno usato l'abilità, bastardi. Ok. I giavellottisti nemmeno vedo così, ma ecco, sono qui. Non so quanto facciano il loro sporco lavoro, però lo stanno facendo. In proporzione potremmo dire quasi che ogni... Oh, andiamo. Ritiratevi qui. È inutile lasciarli morire, se qualcuno riesce a salvarsi, ben venga. Morire piuttosto che procedere. Vi posizionate di qui. Qui sono avanzati solo gli arcieri, praticamente. Non è il massimo, ma è quello che possiamo meritarci. L'unità sta subendo un attacco. Stava subendo un attacco, vorresti dire. Ora l'unica cosa che può subire è una disfatta. Qui gli arcieri si stanno disperdendo da tutte le parti, tranne dove mi servono, oggettivamente. Grazie a Dio che comunque i giavellottisti riusciamo a tenerli lontani dalle mura, fondamentalmente. Quindi ben venga così. Ok, ora mi prendete il centro, gentilmente. E poi corriamo subito a rompere questi quattro guerrieri da quattro. Cioè, rompere. Distruggere, annientare, annichilire. Usate il termine che più vi aggrada, diciamo, in questa situazione. Così, 50, 40, 30. Lealtà. Correte dentro, gentilmente. 10, perfetto, è nostro. Ora mi riparate qui la zona, mi spostate le risorse qui, e ti dirò che forse mi conviene fare un attimo un giro, così per dare un attimo più risorse al forte, per quanto arriveranno in ritardo, ma è meglio che possiamo fare. Mi tiri su questo e passi. Ok, tanto qui stanno più che bellamente divertendo. Io ti chiudo le porte, così l'eroe rimane ingabbiato. Pronto. Ok, i carri non è inutile che ci riprendiamo, stiamo parlando di poca roba, veramente poco interessante. Invece così almeno abbiamo la certezza che questi vengono più che bellamente sterminati. Ora, aspettiamo la riparazione della porta. E loro, comunque, questo è divertentissimo, che è rimasto qui fermo, praticamente non sa che fare, è rimasto intrappolato. Che voi scherzate e ridete, ma è un incubo in realtà, che per molto tempo è rimasto nella mia memoria, diciamo così. Perché è molto più scoraggiante di quello il che mio sembra. Attacco sarà definitivo. Ora, voi teoricamente bastate più che... storia. Qui. Oh, ma minchia, pensavo che mi aveva ammazzato un lanciere e mi stavo per incazzare io. Porca puttana, l'ho appena reclutato, già me l'ammazzi.
Ok, oggettivamente buttare giù questo esercitino non sarà un problema. Ringrazio il fatto che comunque tutto sommato abbiamo più che abbastanza risorse. Cosa sta succedendo? Arcieri pronti. Fate piovere una è il mio obiettivo. Fronda di frecce addosso ai nostri amici. Perché se li attacchiamo in maniera sparsa non ci riusciremo mai a raccapezzare. Invece con attacchi precisi e mirati riusciamo tranquillamente a sterminare l'intera zona. L'intero esercito. Ok. Magari ti tengo qua, ragazzo, così riusciamo un minimo. Cosa mi stanno prendendo? Ah, vabbè, stupidi inutili forti. Forse quello è il grande problema della vita. Ok, mi riprendi gentilmente questa zona. Una bella cura, abbiamo perso un solo uomo. Ed è un pretoriano, porco Giuda. I pretoriani no, dai. I pretoriani no. Ok, mi attacchi questo. Non è che gli devo stare dietro, ma non mi va minimamente di stargli dietro. Questo è ben più che chiaro come cosa. Mi sto muovendo ancora lentamente, su questo mi perdonate, ragazzi. Perdonatemi, ragazzi, ma devo il più possibile, il prima possibile, sistemare le cose. Prima di tutto qua. No, assolutamente fammi uscire 5 guerrieri. 4 il massimo. E mi dai spada della nobiltà quando posso. Perché è un oggetto che ci aumenta di 4 l'attacco, poi abbiamo anche lo scudo della nobiltà che è 4 la difesa. Questo invece, tutti i guerrieri raggiungono il livello 8 e diventano automaticamente del livello 12. Utile, molto utile, c'è da dire. A parte questo, noi ci posizioniamo qui. Mi ammazzi questo, gentilmente. Del mio coraggio. E mi tiri fuori magari qualche difensore, perché no? Non abbiamo più popolazione. Porco Giuda. Senza pietà. Puttana Eva. La conquista è il mio obiettivo. Ok, voi. Correte qui. Posizionatevi qui. E usiamo i 9 per forza, per fare breccia. Sì, è l'unica maniera. Piuttosto che retrocedere. Nel mentre, signori, direi che facciamo un bel salvataggio ora come ora. È momento. Dicevo, signori, prepariamoci al meglio con la catapulta. Avanti, e questa sarà legionari! Un'altra conquista semplice, vi ripeto. Sembra un po' esagerato, però fidatevi quando vi dico che siamo in una sfida contro il tempo. Sottomettiamo il nemico! Indietreggiate un attimo, curatevi al meglio, evitiamo di avere stupide perdite. Tanto qui se esce pure il nostro amichetto, ce ne freghiamo il cazzo. Voi che siete 7... Che palle, ne posso creare una sola. Voi... Ma è perché sta l'esercito di mezzo? Non capisco. No, 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 no. Voi 7 non mi servite tutti al comando. Seriamente, ne posso posizionare una sola. Resisto a qualsiasi colpo. Provate a crearne un'altra, ma dubito fortemente che uno riuscirete a costruirla in tempo, due che sia di fatto veramente utile. Apprezzo che loro stiano rientrando nei ranghi, quindi vuol dire che automaticamente abbiamo, diciamo, finito il nostro lavoro. Lance infallibili. Fermate questo stronzo. Marte, ok. Dammi la tua forza. Apprezzo che dobbiamo fare un avanti e dietro per tenerli abbastanza Dov'è distanti. La battaglia? Questi stanno morendo di fame, porco Giuda, mi sono dimenticato di dargli dei viveri. Ok. Voi 18. Per il mio popolo. Detto voi 18, attaccate. Oh, perfetto. Allora, i 9 legionari. E cominciamo ad avanzare. Assolutamente, perché siamo in ritardo. Tanto in ritardo. E quando dico tanto, veramente tantissimo. Sono ok, no, 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 no. Dentro. Voi alleatevi per sicurezza. Più che altro datemi supporto dall'interno, per quanto in realtà servono molte meno persone di quello che sembra. E possiamo prendere l'ultimo forte che ci garantirà la difesa della linea centrale, perché alla fine da attaccanti, come ho detto, signori, andremo a finire a diventare dei difensori, e quindi sarà abbastanza importante. Questi, vabbè, sono povera gente di che è contadini di livello 1, col livello 1. Ce li mangiamo letteralmente a colazione. Che poi è divertente, noi praticamente l'intera Britannia l'abbiamo conquistata con un solo e unico esercito.
Sembrava chissà che cosa all'inizio, invece un'intera marmaglia di gente che volontariamente muore. Molto volontariamente. Quindi vabbè, per ora ti prendi cura. Tant'altro perché me la sono presa male che mi hanno conquistato i tre villaggi, quindi ora me li vado a riprendere. Che lo so, sembra tipo una roba dei bambini. Ah, mi avete conquistato il villaggio, io me lo vado a riprendere. Però diciamo che magari giocare con la vita delle persone non è nemmeno questa grande cosa entusiasmante. Nel mentre diamo a lui, così evitiamo di avere più perdite possibili. E andiamoci a prendere il nostro bellissimo villaggetto. Qui nel mentre mi sforni altri Highlander. Questi ne sono 10 con quelli 27. E spero che zio Cruzzi, tu quando parlavi di schermagliatori intendevi questi schermagliatori, lanciatori insomma, e non altri tipi di lanciatori fondamentalmente. Onoreremo il nostro standardo. Nel mentre mi distruggete questi inutili esseri. Ok, aspettando l'attacco, è più che prevedibile come andrà a finire, letteralmente più che prevedibile. No, i soldi non li abbiamo purtroppo, vaffanculo. Un altro 2000 per la spada della nobiltà non mi dispiacerebbe per nulla, sai, non mi dispiacerebbe assolutamente per nulla. Ok. E forse è il momento magico in cui uno ti do le cure, due finiamo questi qui dietro. E 3, direi che dobbiamo iniziare anche il prima possibile a conquistare la parte centrale. Perché prima di tutto questi stanno tirando fuori tutti i muli con l'oro e tutto il resto. Mi spiace, ragazzi, so che volete trasmutare via, cioè trasportare via l'oro. Non ve lo garantirò con tutta questa semplicità per nulla al mondo. Ok. Tanto 72, 62, vai, tranquillo. Qui 2000, grazie a Dio, ora ci andiamo di spada. Questo poverino ci ha provato e ha fallito miseramente. Ok, mi tiro fuori altri contadini a questo punto, tanto vale. Perché è chiaro che questi sono contadini con spada, guarda, porca puttana, non sembra nemmeno che hanno una giacca, sembra che addosso hanno della paglia. Ma ragazzi, sono temprato in mille combattimenti. 1, 11. Figli di puttana. Duri di figli. Ah, ok, è nostro. Ora mi mangio questi cazzo di guerrieri che reclutate come la merda. Insomma, questi nemmeno li reclutano. Questi qui sono tutte robe che vi rimangono in automatico. Tutti bastardi dei miei coglioni. Ok, ora abbiamo pure l'insegna. Ne sono veramente felice. Tu mi tiri fuori, no, perché altro che voi no, mi servono assolutamente dei guerrieri. Tiri fuori dei guerrieri nella vostra massima disponibilità. Ok, voi vi curate un po' tutti. E abbiamo preso la linea centrale, come vedete ragazzi è diventata gialla. E i nostri amici che erano nel forte, beh, rimangono nel forte fondamentalmente. Ora... qui i carri stanno tutti scappando e mi dà fastidio, anche perché qui 10.000 di viveri, 2.000 di oro, beh effettivamente ci stanno scappando solo via 2.000 di oro, non è nulla di che oggettivamente, però è innegabile che mi dia fastidio. Ora, tu cosa hai perso? 9, non abbiamo i soldi nemmeno per piangere, come si dice dalle mie parti, quindi scendiamo, ci stecchiamo l'ultimo. E abbiamo le nostre difese più che approntate, ci facciamo un bel salvataggio che diventerà il numero 60. E così siamo riusciti a tenere sotto scacco la zona, almeno per la buona parte del tempo. Qui veramente state costruendo una macchina da sé, con quale coraggio? Con quale coraggio state facendo una roba simile, oggettivamente? Potete uccidermi questo? Grazie. E come vedete, ora potete vedere anche un ariete in movimento, e come vedete riceve anche pochi danni, però il trucco sta tutto nel creare due arieti contemporaneamente, perché creandone due praticamente la porta va giù che è una bellezza. Nel mentre stanno facendo strani giri per portare a casa quel che resta o quel che possono dei... come vedete fa anche tanti danni. Dicevo, quel che possono del nostro carico. Anzi, tirate su le porte. Potete gentilmente distruggere l'ariete. Ok.
Non so bene cosa sia successo. Però va bene, faremo finta di nulla. Ora, non so a che punto siamo. Qui una quantità esuberante di liberi sta andando via. Dicevo, non so chiaramente cosa stia succedendo. Però è innegabile che ora ci possiamo provare a spostare con questi quattro. Forse un po' esagerato. Dovremmo scendere a conquistare gli ultimi villaggi. Conquisterò in nome di Roma. Ok, sì, si può fare tranquillamente. Quindi mentre continuo ancora a fare il giro, perché come vedete ho invertito la rotta, così quantomeno riusciamo a inviare abbastanza velocemente delle risorse dal porto in generale. Perché fanno avanti e dietro, mi scusi. Ma no, non dirmi che avevo impostato che facevano veramente avanti e dietro, per questo c'erano tutte ste cazzo di navi, è da prima che le risorse che fanno avanti e dietro, che cazzo. Va bene, ora possiamo velocizzare tranquillamente, consci del fatto che dobbiamo semplicemente attendere, tra parentesi, la nostra triste fine. Ok. Del resto, volevo un attimo vedere a che livello eravamo. Ah, ok. Conquistate. Viveri, viveri, oro. Sapete cosa? Sapete che vi dico? Ma seguiamo i carri. Marte. Vediamo dove ci portano. Ah, eccolo. Agricolo, ho appena saputo che è stato riunito un enorme esercito a nord e che si dirige verso di noi. Dobbiamo eliminarlo. Poco ma sicuro, poco ma sicuro. Ora, come vedete, l'intera mappa si è sbloccata. E come se non bastasse, ci troviamo nella situazione in cui, ok, qui è tutto potenziato al massimo. Dicevo, nella situazione in cui purtroppo saremo costretti a fermare questa marmaglia assurda di persone. Per questo io vi dico che vi spostate anche qui gentilmente. Ok, così almeno voi sotto le frecce riuscite a fare qualcosa. E ci spostiamo da questa parte, consci del fatto che potremmo avere anche il bug, che è praticamente purtroppo... quindi grazie ai porti voi avete fatto scendere pure questo esercito. Wow. Vabbè, la maggior parte dei porti era sotto scacco, quindi non è che hanno potuto fare scendere chissà che cosa. Però direi che Agricola lo spostiamo momentaneamente qui. Loro chiaramente sono entrati anche abbastanza semplicemente nella zona, però quantomeno abbiamo fatto il possibile per arginare fondamentalmente ogni problema. Tu sei uscito da Celtic Kings, Imperium delle Battaglie Galliche. Proprio il primo, l'hanno riciclato bellamente il tuo aspetto. Ok, direi a questo punto che serve comunque una buona pausa e inviamo tutte le forme di rifornimento a nostra disposizione a Londinium. Questo perché ci garantirà prima di tutto più oro. Ok, è esagerato quello che stiamo facendo, è chiaramente esagerato. Però vi dirò, se proprio dobbiamo combattere questa marmaglia di barbari che avanza verso di noi, tanto vale farlo per bene. Quindi, voi abbiamo spolpato di tutto l'oro disponibile. Qui ne abbiamo 3.000 immediatamente presi. Qui ne abbiamo 8.000, non li lasciamo chiaramente incustoditi. Così, quantomeno, iniziamo a preparare i pretoriani, anche perché, se vi ricordo, 11.000 malieni. Questi ora dovevano fermare i nostri carri d'oro, là, tipo mentre attraversiamo la foresta scopriamo che la foresta inizia a parlare inglese e non è una bella cosa. Più che inglese, chiaramente è anacronistica come roba, più che altro britannico per essere più corretti. Ok, pausa. Riportiamo tutti i nostri carretti qui che abbiamo reclutato gentilmente a casa. Ok, tutti, e quando dico tutti intendo veramente tutti. Ok, 9. E dobbiamo dirigerli poi uno alla volta, perché ci servirà anche per creare più popolani possibili. Quindi io creo i popolani, gli dico direttamente di venire a Londinium. Vedete l'intera... No. Magari mi vai qua, però non è questo il punto. Ok, con C. Chi è? Così, una volta che avremo popolazione infinita, fondamentalmente, oro
anche più che ben equilibrato, potremmo tranquillamente e assolutamente permetterci di fare pretoriani all'infinito. Ok, alla fine si è bellamente buggato, avete ragione ragazzi, ho rotto la mappa perché da mezz'ora che stanno provando a conquistare non conquistano il merito cazzo. Cioè, come vedete, rimane al 100. Quindi ho fatto un bel esercito di 200 e passa pretoriani. Direi che potremmo tranquillamente riuscire a sfondare le linee, anche perché di là ne abbiamo ancora altri 60 di scorta, quantità di oro a dir poco infinita. Rallentiamo un minimo perché non vorrei che con, diciamo, il velocizzare del tempo automaticamente questi prendono e mi taglia gli eventuali dialoghi. Ammazziamo gli ultimi eroi e abbiamo vinto. Questa era la famosa armata che in realtà potevamo tranquillamente attendere fin dall'inizio. Eccellente. Ecco. Abbiamo ottenuto una vittoria gloriosa. Yeah. Grazie a te la Britannia è stata conquistata. Ben fatto, Agricola. La tua vittoria passerà alla storia e il tuo nome sarà ricordato per sempre. Nè, diciamo che non sei nella top 10 dei miei generali preferiti. Però a parte questo, ragazzi, come ho detto, quell'armata potevamo tranquillamente aspettarla qui. Sarebbe arrivata tranquillamente. Ora non so perché si è buggata lì. È anche vero che la prima volta mi impegno a conquistare tutte le fortezze. Di solito ne conquistavo 2-3 e rimanevo fermo qui a aspettare l'armata. Però va bene così anche. Gneo Giulio Agricola fu il primo illustre governatore romano della Britannia e in tutte le battaglie che ingaggiò dal nord al sud dell'isola conseguì la vittoria. E signori, innegabilmente innegabilmente fatto ciò sono costretto a lamentarvi del tappetirano. Ci becchiamo nel prossimo episodio.